Federico mi dice: non ho paura di morire, ma ho paura di soffrire per una lunga malattia. Lascia sta, Federico, non collegarti con queste cose qua, non creare una problematica che non esiste. Vivi il momento presente, non crearti problemi che non ci sono. La vita ti metterà già le onde alte e basse, te le metterà già. Non stare a occuparti delle onde che arriveranno, non ha senso. Non puoi prepararti per la vita, puoi essere pronto per la vita, ma non ti puoi preparare per la vita, perché la vita è imprevedibile. È sottile questa cosa, non puoi prepararti per la vita, perché se ti prepari per A arriva B, perché la vita è divertente. Ti prepari tutta la vita per A e poi la domanda è B. Quindi non puoi prepararti, ma puoi essere pronto, pronta. Quindi lascia stare le preoccupazioni, preoccuparsi. Preoccupazione è preoccuparsi, occuparsi prima. Occupati nel momento presente e vivi in sintonia e abbi fede, caro Federico, che tutto è perfetto. Tutto è perfetto. Abbi fede che tutto è perfetto. Non preoccuparti, non occuparti prima. C'è una bellissima metafora: la paura bussò alla porta, il coraggio aprì e non c'era nessuno. Molto spesso la mente crea delle preoccupazioni prive di senso. Chissà quante volte ti è capitato nella vita. Sei lì con la capoccia che pensi e ripensi, chissà cosa accadrà, cosa non accadrà. E poi è tutto diverso. Quindi hai sprecato un botto di energia per soffrire per una cosa che poi non si è avverata, non si è manifestata, era totalmente diversa. Quindi occupati di godere del momento presente.